Anch'io saluto tutti voi e naturalmente anche gli altri nostri ospiti relatori. Io toccherò altri aspetti nella mia relazione, fondamentalmente quelli che vedete non sono nel sottotitolo. Il tema del lavoro, che diciamo è il tema dell'ordine del giorno di oggi, questo grande tema della produttività di cui tanto si parla, tanto si scrive, ma spesso ho la sensazione che non si vada a vedere dentro quali sono le dinamiche reali che toccano questo aspetto, e poi alcune riflessioni sul settore dell'economia turistica, che è quello della ristorazione, quello che compete a noi come federazione di settore. Allora, vado subito al sodo e dico si parla sempre di più di crisi finanziaria. Ancora oggi le cronache di questi giorni ci riportano indietro nel tempo, di qualche anno alla grande crisi. Si parla meno, anche se non è un tema sconosciuto ovviamente alla cronaca, di crisi, di quella che a mio avviso è una vera e propria crisi sociale. Noi abbiamo ormai un tasso di disoccupazione che viaggia al di sopra del 10%, siamo quasi all'11%. Se mettiamo dentro anche nell'accezione diciamo generale i disoccupati cosiddetti scoraggiati o la cassa integrazione, noi abbiamo avuto in 4 anni 4,2 miliardi di ore di cassa integrazione, vuol dire mediamente 420 mila lavoratori full time. Se mettiamo dentro anche questi, siamo a un tasso di disoccupazione che arriva quasi al 14%. Allora, soltanto quest'anno sono andati in fumo 500 mila posti di lavoro. Dall'altra parte, il tema delle persone, del tema della povertà, perché non dobbiamo nasconderci, ci sono problemi seri da questo punto di vista. Abbiamo ormai 3 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta, cioè non hanno la possibilità di raggiungere un livello minimo di sostentamento, fino ad arrivare ad 8 milioni di persone che sono in questa definizione, che lascia un po' il tempo che trova, ma comunque ha un fondamento tecnico preciso, in povertà relativa. Siamo ad oltre 8 milioni di persone. Allora, questo è un tema che vede dal 2006 al 2011 un raddoppio delle persone in povertà, sia al nord che nel mezzogiorno, e questo è il tema del lavoro. Quindi il tema del lavoro, perché il fenomeno disoccupazione, povertà, è un fenomeno che sta insieme, viaggia insieme, è un tema quindi che va affrontato. Allora, noi parliamo di quello che possiamo fare noi, se qualcuno naturalmente, non dico ci aiuti, perché già questo sarebbe, come dire, un'aspettativa di questi tempi molto, molto alta, ma almeno non metta ostacoli nel cammino, diciamo, della laboriosità e dell'operosità delle imprese. Allora dico, guardiamo intanto come è fatto il lavoro, perché questo è importante per capire poi come si può riprendere il percorso della crescita. Il lavoro è fatto fondamentalmente dai servizi per il 70%, dall'industria per un quarto, ormai nell'economia terziarizzata l'industria importante, la seconda manifattura d'Europa, ma pesa un quarto sull'occupazione, e poi dall'agricoltura, che è importante in alcune aree, non dobbiamo dimenticare, poi le medie lasciano così, vanno interpretate. In alcuni casi l'agricoltura in alcune zone è fondamentale, quindi a livello medio pesa poco, ma per alcune aree del paese è molto importante. Il turismo rappresenta 1,5 milioni di lavoratori. Ma la cosa interessante è di andare a guardare dentro, perché poi noi parliamo di, cioè andiamo, vediamo che cosa è successo. Negli anni della crisi, tra il 2007 e il 2011, noi vediamo che abbiamo perso 450 mila posti di lavoro, ripeto, 500 mila soltanto nel 2012, quest'anno, perché la crisi, diciamo, sociale arriva dopo quella finanziaria e quella economica. Ma il turismo, nella sua, diciamo, i dati ci consentono di parlare fondamentalmente di servizi ricettivi e di ristorazione, ha guadagnato 27 mila lavoratori anche in questo periodo di crisi. E se guardiamo anno per anno, dai meno 13 mila del 2009, il momento diciamo più acuto della crisi, fino ad arrivare nei primi 3 trimestri del 2012 a più 52 mila occupati, però con qualche problema, per esempio nelle grandi imprese, quelle al di sopra dei 500 dipendenti, anche queste hanno tutto sommato tenuto l'occupazione,
no? Tra alti e bassi, questi ci sono fenomeni ovviamente anche stagionali all'interno dell'occupazione, soprattutto nei nostri settori, e c'è stato un picco nel 2011, sembrava che ci fosse un segno forte di ripresa, poi nel 2012, almeno fino a quasi alla fine dell'anno, le grandi imprese hanno iniziato ad assorbire meno occupazione. Il lavoro è soprattutto lavoro dipendente nel turismo, si pensa a piccole imprese, a conduzione familiare, quindi con i collaboratori, no, questo non è vero, il 70% dei lavoratori, degli addetti all'interno del settore sono dipendenti. Allora, vediamo come sono fatti questi lavoratori, intanto quanti sono i dipendenti? Ne abbiamo all'interno di tutto il settore turistico aggregato, parliamo soltanto di dipendenti ora, quindi non di altri addetti, titolari, collaboratori familiari, sono 960.000, quella è l'oscillazione mensile, voi vedete che c'è un'oscillazione, un effetto stagionale, stagionalità, ma non è un effetto estremamente forte. Si arriva al massimo a luglio intorno al 1.100.000 per scendere poi nei mesi ovviamente invernali sotto i 900.000. Ecco, queste sono alcune cose, asset diciamo importanti del lavoro nel turismo. Intanto i lavoratori sono prevalentemente giovani, almeno 600.000 hanno sotto i 40 anni, hanno meno di 40 anni, e 400.000 hanno meno di 30 anni, 400.000 quasi il 50%. Le donne sono la maggioranza dei lavoratori all'interno del settore turismo, sono il 57%, 550.000. Quindi stiamo parlando di due settori del mercato del lavoro estremamente esposti alla congiuntura, sia i giovani che le donne. Il tasso di disoccupazione giovanile è arrivato al 37%. Il lavoro, l'apporto delle donne nell'economia è ancora inferiore a quello medio europeo nel nostro paese. Il turismo può dare, sta dando un contributo a questi due segmenti del mercato del lavoro. E poi c'è anche un aspetto legato ai fenomeni di inclusione sociale, ad esempio verso il lavoro degli stranieri. Un lavoratore su quattro è di origine straniera.